paura. Benvenute in questo nuovo vlog. Noi stamattina ci siamo svegliati con un attacco di Art Attack e abbiamo deciso di dipingere le mensole del bagno di nero. Era una cosa che volevo fare da tanto tempo. Finalmente abbiamo comprato la bomboletta e oggi, siccome c'è una bella giornata, sole però non c'è vento, allora ho deciso di farlo. Abbiamo messo tutta la carta, abbiamo spruzzato. Adesso tra un po', tra 30 minuti si asciuga, quindi togliamo la carta e vediamo com'è venuto. Poi dobbiamo fare la stessa cosa anche con la mensola di sotto, che adesso ci ho appoggiato sopra quest'altra nera, però questa non va bene, insomma dobbiamo dipingere questo, quindi adesso lo faremo, speriamo bene. Sembra carina comunque, meglio il bagno tutto nero secondo me, quel marrone stonava un po'. Momento della verità. San, 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 san. Ecco, allora diciamo che le venature sono rimaste, quindi la vernice era veramente molto molto sottile, diciamo, e con una mano è bastata, quindi è un nero opaco, è piacevole alla vista. Vediamo un po'. Voglio vedere come si vede con i resti delle mattonelle. Oddio. Wow! Io l'avrei fatta bianca. Risultato finito, ecco qua, e anche sotto, ecco, è finito la lavasciuga. Ma Franci, tutta passione, fai da te, non ha finito invece. No, assolutamente. E guardate che meraviglia che ho creato, da argentato a nero opaco, rimontato tutto e voilà. Che ne pensi? Wow. Più bello, vero? Poi c'è una cosa, che usi la carta igienica, amore. Non è vero, prendi, non lo sapevo io l'ultima volta. Sì, prendi la cosa sbagliata e no, vedi, infatti non era sbagliata, era solo girata, no, perché l'hai smontata tu. Comunque guarda che meraviglia. Wow. Questo è fondamentale per mettere il cellulare qui, ragazzi. Sì. Ho anche spruzzato questo qua per l'asciugamano, sì, qui c'è e l'altro qui. Solo che stanno lì nel prato asciugandosi. Lì dietro, in questa natura qua. E la mia intenzione è di fare il portascopino oro rosa. Che pazzia, combina. Pazzia. Quindi adesso lo compriamo. Andiamo alle Roma Bagno Ardente, addio. Tra poco, vero? Sì. Piano piano il bagno sta prendendo forma. Secondo me è molto più bello così nero. Sì. E la mia intenzione pazza è fare anche questo oro rosa. Pazzia. In realtà voglio fare anche questi, però è un po' troppo complicato, ho paura che poi aprendo e chiudendo si rovinano, no? Boh. Questi neri, pensavo, i rubinetti. Buongiorno Gemmine, buona domenica! Allora, noi stiamo andando a farci una passeggiatina al parco, prendo le bustine per Simon, che le altre sono finite, tieni, così si fa la cacchina. E niente, andiamo al parco, amore? Andiamo, sei contento tu? Sì, sei contento. Eccoci qui, siamo venuti a farci una bella passeggiata nel parco. Amore, ti piace tanto qua? Eh? Ti piace? Gli uccellini, senti. Vieni, andiamo. Andiamo, Simon, dai. Questa è la parte. Hey, mai. C'è anche una fattoria con i maialini qui, guardate che carini, stanno dormendo tutti insieme. Ciao. Guardate che belle rose che ci sono nel giardino della casa dei genitori di Cesar. Guardate queste, che meraviglia. Belle, eh? Comunque noi siamo tornati dal parco, siamo venuti a pranzare qui con loro e Cesar sta mettendo questa rete intorno agli alberi
che abbiamo preso ieri dall'Erua Marlene, perché i conigli si mangiano i tronchi, guardate qua. E quindi abbiamo preso questo sperando di risolvere. Dici che risolviamo? Speriamo. Stanno bene gli alberelli comunque. Stanno molto bene. Ci sono già i limoni qui, guarda. Buongiorno gemmine, buon martedì, che la nostra bella colazione pre-palestra. Ci siamo fatti lo yogurt, quello greco, con banane, fragole, una del nostro balcone, cappuccino mini e la smart granola di So Shape. Com'è? In realtà com'è? È quasi finita già, perché è già una settimana che facciamo colazione con questa granola. E niente, comunque ieri è stata una giornata, veramente un diluvio assurdo qua a Roma, dalla mattina alla sera, non si è fermata un attimo la pioggia, e infatti siamo rimasti a casa, abbiamo sistemato un po' di cose, quindi non siamo riusciti ad andare in palestra perché col motorino ci saremmo fraccicati tutti. Comunque oggi appunto tra un po' ci sistemiamo per andare. Poi oggi Cesar c'ha una visita con l'ortopedico perché purtroppo lì fa ancora un po' male il ginocchio dopo le infiltrazioni. Quando hai fatto le punture, sì, non ti ricordi? Certo. Sì? Fatemi sapere se ne avevamo già parlato, secondo me sì. Sì, l'avevamo detto che ti faceva male il ginocchio. Vabbè, è una di quelle cose di cui non parliamo mai. L'avevamo detto, ma sì? Sì. Comunque, adesso se gli fa male il ginocchio. Abbiamo fatto. No, ma non è che gli fa male il ginocchio, ma. No. Spiego, così mangi te. Ma l'avevamo già allora, spiegato, secondo me. Pulisco un po' la granola. Allora, bevo un po' di caffè. Praticamente. Non con so le tue analisi lì dietro. Tra l'altro sì. Non è una pubblicità per il fisiocard. Allora, praticamente quando eravamo ad Amsterdam ho iniziato ad avere problemi col ginocchio destro. Praticamente mi ha cominciato a far male, mi sembra il primo giorno del viaggio, cioè dopo la fine del primo giorno, quando siamo arrivati nella capsula hotel, mi faceva male il ginocchio. Però ho detto, vabbè, sarà una cosa così, forse ho preso una storta, non lo so. E noi, cioè voi siete abituati a vederci camminare chilometri nei viaggi, no? E Amsterdam è stato così, abbiamo camminato tanto, quindi ho pensato, vabbè, magari è questo. Poi il secondo giorno invece, il dolore era più forte, ma era un dolore brutto, era un dolore, io sentivo che non era un dolore normale, era un dolore dentro, cioè dentro l'articolazione, non era muscolare. E non avevo fatto niente, insomma. Fatto sta che il terzo giorno non riuscivo più a camminare, infatti tutto il giorno sono stato tipo quasi con le stampelle, Franci mi aiutava. E per andare in aeroporto è stato un dramma, tutto quanto. Cosa che però non abbiamo bloggato questo. Non abbiamo fatto vedere, non mi ricordo, sai. E vabbè, era tutto sofferente, vabbè. E niente, allora siamo tornati a Roma e veramente io non riuscivo più a camminare. Proprio, cioè, un discorso che non riuscivo a muovere veramente la gamba. E siamo andati a fare una risonanza e è uscito fuori che aspetta, adesso mi ricordo una cosa, la risonanza l'ho fatto solo il ginocchio destro, dai. Certo. Un particolare da non trascurare, sì sì. Allora, praticamente ho fatto la risonanza al ginocchio destro e è uscito fuori che non ho più la cartilagine all'interno della, come si chiama, dell'articolazione, ecco. E in più ho anche un piccolo danno, diciamo così, ci ha un po' sminuito il dottore, al crociato frontale. Quindi, insomma, non ci siamo mai detto, ma che cosa hai fatto? Ho detto, guarda, in realtà non ho fatto niente, non sono caduto, non ho fatto niente, in realtà non ho fatto niente, non ho neanche giocato a calcio, sono mesi, sono anni che non gioco a calcio. Cioè, non ho fatto niente, nessuno sforzo così, che io mi ricordi. E fatto sta che c'ho questo problema, allora ho iniziato a fare cioè, diciamo, un percorso che prevedeva tre infiltrazioni, tre o quattro, ma ne ho fatte tre, dentro il ginocchio, praticamente queste punture con l'ago lungo così che va dentro il ginocchio e ti mettono dei liquidi, insomma, sono due fiale di cose diverse, insomma, che in teoria dovrebbe servire per far rivenire fuori la cartilagine, quindi ricostruire, insomma, quella parte lì.
E io faccio fatica, cioè io adesso la situazione attuale è che non riesco a camminare più di tanto, non riesco a stare in piedi più di Pur dopo le tre infiltrazioni, sì. comunque è andata meglio. Vabbè, certo, Però riesco ad non alzarmi. è, riesce anche più o meno ad andare in palestra, ma senza allenare troppo le gambe. Perché appena fa un giorno di gambe, gli fa male. Quindi lui allena sempre solo la parte alta, diciamo, in No, la parte, palestra. diciamo la parte sotto, che sono i quadricipiti, femorale, eccetera, faccio una cosa con niente peso, Sì, ci faccio mette solo tipo movimenti, tipo. 5 kg io, dove io ne metto 70, quindi cioè. No, è un discorso tipo fisioterapia, ecco, per fare il movimento piano piano. Quindi, boh, non lo so. Cioè, la situazione che ci preoccupa un po' è che non c'è un miglioramento davvero significativo. Cioè, sì, riesco a andare in piedi e stare in piedi, eccetera, però non riesco a correre, quindi niente cardio, non posso fare né cyclette né niente. Cioè, per quanto ci provo, è un male incredibile che a un certo punto mi si blocca proprio la gamba. E io sto continuando a prendere, dopo le tre infiltrazioni ovviamente, prevedeva anche una cura con delle compresse prese tutti i giorni, che in teoria credo sia glucosamina, che è quella sostanza per rigenerare la cartilagine. Insomma, un problema brutto, il che mi fa sentire vecchio, perché quando inizi ad avere problemi alle articolazioni e alle ginocchia, vuol dire che sei vecchio. Quindi che pizza, ragazzi, cioè che pizza, infatti. Per quanto vogliamo essere attivi, o io vorrei essere attivo, andare in giro, a fare cose, è veramente complicato. È veramente complicato. Però vabbè, non credo, guarda, sono quasi sicuro che non avevo mai parlato, Secondo eh. me sì. Però vabbè, adesso sapete anche questo. Quindi, adesso sapete anche che stiamo facendo una colazione più o meno sana. No, ma quindi oggi ci Ah, devi sì. Ecco, andare. allora, tutto questo discorso è iniziato perché, sì, oggi c'è un appuntamento. Si perde un brodo di zenzero. C'ho un appuntamento per, appunto, con un ortopedico per riuscire a capire che cosa sta succedendo, cioè, che cosa è successo, ecco. Ah, poi dopo tutta questa cosa, cioè, quindi queste infiltrazioni, queste cose sul ginocchio destro. Dopo, come era da aspettarsi, mi è iniziato a far male il ginocchio sinistro. Quindi adesso in realtà il problema maggiore è il ginocchio sinistro, quello nel quale non ho fatto né risonanza, né infiltrazioni, né niente, giusto le comprese che quando le prendo sono per tutti e due, no? In teoria. E quindi è preoccupante. Quindi è preoccupante. Vabbè, speriamo bene. Oggi vedremo un po' che cosa ci dice l'ortopedico. Eccoci tornati dalla palestra, Gemmina. Io sempre vlogo mentre mangiamo, è il momento in cui mi siedo e non sto facendo nient'altro, quindi mi ricordo. Comunque, vabbè, che in palestra mi vergogno a portare la macchinetta. E, oggi ho fatto questi ravioli buonissimi che abbiamo comprato all'S Lunga. Sono proprio della marca S Lunga. E sono dei ravioli zucca e amaretti, buonissimi, vero amore? Li ho fatti con gli asparagi. Molto buoni. Quindi adesso mangiamo, poi ci laviamo e andiamo alla visita di Cesar. Ecco qua, noi stiamo aspettando il nostro turno dell'ortopedico e nel frattempo c'è anche arrivata la nostra prima bolletta dell'elettricità. Ben 47 euro. Non ti piaceva vivere in Messico, amore? Queste bollette arrivavano tipo di Pagavamo 15 euro 2 mesi, forse anche 3, no? No, 2, dai. Invece adesso ben 47 euro. Tra l'altro erano pure i mesi dove ancora non avevamo il forno e quelle altre cose, né quindi frigo né TV. bene, siamo bene con le bollette. Ma dai, siamo speranzosi perché in realtà questa prima bolletta ci è arrivata dall'Acea. Invece noi abbiamo cambiato a Sogenia. Quindi fateci sapere voi con quale compagnia state e che differenze trovate. Secondo voi abbiamo fatto bene a cambiare perché diceva che doveva essere un po' più economico, quindi. Più che altro in teoria è tutta energia Sì. rinnovabile, energia green, cose, quindi. Sì. Oh, quindi noi abbiamo cambiato. La prossima bolletta ci arriverà a Sogenia. Questa era proprio, cioè, quella vecchia di appena ci siamo trasferiti. Buongiorno Gemmine, buon 1º maggio! Allora, visto che è
È festa oggi? Io ho preparato... Oddio, mi fa male il sedere da ieri della palestra, non mi posso sedere neanche bene. Comunque, ho preparato per la prima volta i pancake con il preparato per pancake di So Shape. Profumino. Profumino, buonissimo. Ecco qui, ne ho fatti due a testa. E ci ho messo anche mezza banana a testa e un po' di fragoline. Stasera ho fatto il caffè e niente. E quindi adesso ce li mangiamo e vediamo un po'. E quello è quello del Canada. Quindi lo vuoi aprire oggi? Certo, abbiamo fatto i pancake. Cioè, questo abbiamo veramente... Questo ha viaggiato. Sì, ha viaggiato tutto il mondo. Dal Canada al Messico. Sì. No, da Canada al Seattle. Da Seattle al Messico, dal Messico a... Roma. Sì. Vediamo un po'. Simon si lamenta. Poco, perché poi... Certo, questi pancake sono fit, quindi non esageriamo con lo sciroppo d'acero, dai. Però, non ci andrebbe. Dovremmo prendere lo sciroppo... Vabbè, quello là senza calorie. Quelli sì, senza calorie. Però, vediamo. Fai l'assaggino in diretta di questi pancake. Come sono? Ammazza! Buoni? Ma cos'è questo coso? Farina? Bisognava solamente aggiungerci l'acqua, era tutto quanto già... Ammazza, quanto nel preparato. Davvero molto buono? Vediamo. Cioè, so che non si sono gonfiati come quelli che fai normalmente, ma proprio perché questi sono l'impasto, quelli... sì. No, ma che buono il sapore. Proprio l'impasto sarà più sano. Certo. Guarda, per la porzione che ho fatto di 25 grammi. No, 65 grammi. Che scritto, guarda, gluten free. Zero fat, quindi zero grassi, zero zuccheri. Vabbè, certo. Alto in fibre e alto in proteine. Proteine, vero? Ah sì. Vabbè, è un pancake fit. Molto buono, eh? Cioè, c'ha soltanto 79 kcal. C'ha anche un buon sapore, tipo di vaniglia. Forse c'è già, no? Come quelli che facevamo in Messico, perché preparato per pancake c'aveva già proprio il sapore di vaniglia buonissimo. E niente, quindi oggi, quindi adesso ci finiamo i nostri pancake. Guardate un po', Cesar, che cosa sta combinando. Allora, intanto vi volevo far vedere che qui è nata una fogliolina. Dov'era? Eccola qua. Non so se riuscite a vederla, è veramente molto piccola. Però è nata una fogliolina di uno dei nostri peperoncini. Poi nel frattempo qui Cesar sta, ecco Camilla lì in fondo, e Cesar sta ripiantando un po' di prato, perché quando siamo arrivati in questa casa questo cilindrino qui di acqua, non so se lo vedete, dell'irrigazione, era rotto, e quindi tutto questo pezzettino di prato vicino al nostro balcone era secco, inesistente, e quindi insomma abbiamo preso qualche semino per ripiantarlo, così vediamo se viene carino. Di nuovo Danny da Ikea. I denti con una pastiglietta di quelle nere per lavare i denti, per sbiancarli, di Lush, che ho preso l'altro giorno. Come sono? Più bianchi? Forse un po' sì, dai. E comunque ieri sono andata da Ikea con mamma e ho comprato un po' di cosine che adesso vi faccio vedere. Per prima cosa, la più importante, ho cambiato l'antina, quella, il frontale del cassettino che avevamo sbagliato l'altra volta. Cesar nel frattempo si lava i denti perché siamo dovute uscire, e Cesar me l'ha montato, guardate, finalmente, che bello, tovagliolini, cucchiaini, cucchiai, forchette, coltelli, si chiude, tac, e poi sotto i piatti, quindi molto carino, mi piace. Poi, allora, che altro ho comprato? Ho preso quella brocca lì su, quella azzurra puntinata, guardate che bella che è,
che può servire, vabbè, a parte ovviamente anche come brocca, ma può servire anche per mettere i fiori, che secondo me ci vengono molto carini dentro, perché di solito uso questa, però è molto piccola, quindi quando i mazzi sono più alti devo tagliare sempre i fiori e mi dispiace. Poi un'altra cosa che ho preso è questo piccolo innaffiatoio per innaffiare le piantine che abbiamo qui sulle finestre, perché siccome ci sono le inferriate, allora mi serviva un innaffiatoio piccolo che passasse attraverso i rombi delle inferriate, e questo insomma è piccolino, quindi ci passa perfettamente. Poi fatemi pensare, oddio, che cos'altro ho preso? Ah, ho preso questi, che non avevo mai provato, ma adesso ce li assaggiamo per pranzo, così vediamo come sono. Ah, poi ho preso un portascopino, perché ho dipinto tutte le cose, avete visto nel bagno, nere, le cose che erano argentate le ho dipinte nere, e volevo dipingere il portascopino oro rosa e anche altre cosettine tipo le luci, e il portascopino che abbiamo è esattamente identico a questo, solo che quando sono andata poi a vederlo effettivamente mi ha fatto un po' schifo, perché è un portascopino sporco, vecchio, del proprietario precedente di questa casa, e quindi ho detto, senti, ne compro un altro pulito, almeno lo spruzzo da nuovo, e quindi l'ho trovato praticamente identico ed Ikea, solo che è più carino questo perché è cambiato un po' lo stile, e nel manico della scopettina c'ha tipo una pallina e invece quell'altro vecchio non ce l'ha, però è praticamente identico, costava tipo 3 euro e qualcosa, quindi insomma l'ho preso nuovo, almeno è meglio, che veramente faceva un po' schifo. Poi prima sono andata un attimo da Tiger e ho preso questa borsa termica. Guardate che carina che è, blu con tutti i limoni, magari mi può essere, oddio, ma è uguale alla mia camicetta, hai visto amore? Mi piace questa stampa, non sarà capito, vero? Oh, non me ne ero neanche accorta, comunque, borsa termica, e poi mi è arrivato anche un pacchettino da Fitvia, che adesso vi faccio vedere, perché lo stavo aprendo, ecco qui, togliamo la carta. Allora, mi hanno mandato lo Strawberry Detox Tea, che in realtà ho già provato ed è molto molto buono. Poi mi hanno mandato questa, che è la super novità di adesso, che è l'anticellulite tea. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Miscela di tè verde alle erbe aromatizzata, menta, nana e mirtilli rossi, che buono. Ingredienti: menta di nana, buccia d'arancia, foglie di menta piperita, rosa canina, foglie di mora dolce, pezzetti di carota, aroma naturale, tè verde, foglie di ortica, bucce di fagioli, foglie di moringa, foglie di rosa, boccioli di ibisco, che buono, foglie di stevia, pezzi di mirtillo, ribes rosso, hai sentito amore? C'è l'ibiscus, che buono. E poi per utilizzare i tè mi hanno mandato un altro di questi diffusori, bottiglie diffusori, infusori, non diffusori, oro rosa, guardate che meraviglia, questa è la mia preferita, è veramente bellissima, wow. Questa piace tanto anche a Cesar, purtroppo è rosa, quindi non te la posso prestare, quindi certe volte vuole che gli presto dei barattoli o delle cose anche per la palestra, però amore, dove vai tu con le cose rosa? Proprio no. E quindi grazie mille Fitvia, poi dopo proviamo insieme l'anticellulite T, che appunto è nuovo. Poi che altro ho preso? Sono sicura che ho messo già a posto qualche altra cosina che mi sto scordando di farvi vedere. Facciamo un po' un giro così controllo. No, per il bagno non ho preso nulla. E qui niente. Niente. Che altro ho preso? Forse basta, La brocca gliel'ho già fatta vedere. Ah, ecco che cos'era. Ho preso due di queste ciotoline. Bellissime, mi sono piaciute un sacco. Tra l'altro sono in fine serie, quindi penso che erano scontate. Mi pare che l'ho pagate 3 euro l'una. Perché si vede così buio? E guardate che carine. Tutte puntinate. E infatti ieri sera ci abbiamo mangiato la pasta ai ceci, quella della Barilla, al pesto, dentro a queste ciotoline, ed è veramente carinissima, perché è una, cioè, una misura bella anche per mangiarti un po' di pasta, secondo me, perché se non ti vuoi fare un piattone grosso, almeno si vede pieno, però in realtà non è tanta pasta, quindi
Mi piace perché quando mi faccio poca pasta nel piattone grosso sono triste, mi sembra che finisce subito, invece vedere la ciotola bella piena, insomma, è più carino. Sì, ecco, quindi ho preso due di quelle ciotoline e sì, mi pare basta. Oggi comunque siamo... Ah, ho preso queste! Ecco che cos'era. Ho preso due di queste, che sono quelle scatole di stoffa piatte che si mettono sotto al letto, sotto al divano. Io in realtà ne ho prese due, una un po' più grande e l'altra un po' più piccola, perché voglio vedere se quella piccola c'entra lì sopra, perché così se c'entra ne metto tre nelle tre mensole che noi abbiamo sopra all'armadio, vedete? Di qua. Ecco. Le metto lì. Così metto magari tutti i maglioni, le cose che adesso non utilizzo più perché sta iniziando a fare caldo finalmente. Infatti oggi ho messo la camicetta nuova, questa che ho preso da Bershka poco tempo fa. E niente, così è più ordinato. Se per caso non c'entrano, le mettiamo sotto al letto o comunque sotto al divano, sempre piene di vestiti. E queste sono queste qui. Stuck. Da 55x51x18 e l'altra invece è quella più grande che c'era, 71x51x18. E sì, ok, quindi questo è tutto quello che ho preso da Ikea. Poi vi dicevo che siamo per uscire perché oggi Cesar deve andare a tagliarsi i capelli e deve andarci anche suo fratello, quindi i maschi li facciamo andare dal parrucchiere. Invece, siccome il parrucchiere è in zona Viappia, io e la sorella di Cesar ci andiamo a fare un girettino per Viappia, così vediamo se troviamo. E niente, quindi tra un po' andiamo. Adesso mi sa che ci mangiamo i biscottini, quelli là salati di Ikea, con un po' di tonno per pranzo, così li assaggiamo. E basta, ci riaggiorniamo dopo. Sai, hai fatto cacchino, amore? Ecco qui, pranzetto pronto. Zucchine con un pochino di pesto che era rimasto dalla pasta di ceci di ieri sera. I cracker, diciamo, di Ikea, con un po' di Philadelphia al tartufo e un po' di tonno. Com'è? Buono. Buon sabato! Ma avevo già iniziato il vlog oggi? No, vero? Cioè, iniziato la clip di oggi? No. Comunque, io stamattina ho messo a posto l'armadio. Ogni weekend incomincio a mettere a posto. Tra un po' andiamo a pranzo a casa di Cesar, anzi, veramente adesso. Allora, alla fine ho messo... Adesso ho tolto le cose invernali, quindi ho messo i cardigan con queste giacchettine leggere. Di là ho altre giacche, però mi servono altre stampelle. Poi ho messo tipo le camicette estive. No, ho detto invernali, volevo dire estive forse. Di là i vestiti e in fondo i vestiti più lunghi. Questa pila la dovrei appendere, quindi mi servono altre stampelle. T-shirt, magliettine tipo camicettine con le manichine o comunque maniche corte o lunghe, e questi sono tutti i toppini senza maniche. Qui sotto ho messo i pantaloni, poi lì ho lasciato 6 maglioncini un po' più leggeri che potrei indossare magari se fa freddo, tipo oggi che sta piovendo. E in questa scatola, quella lì di Ikea che ho preso, che ci va perfettamente, quella media, ho messo tutti i maglioni più pesanti che avevo qui, quindi almeno adesso è un pochino più ordinato. Adesso stavo passando alla parte sotto, che c'ho veramente tantissimo casino, e quella scatola è tutta piena di trucchi che dovrei organizzare e non ho idea di come sistemarli. Penso che farò delle scatole qui sotto, comunque dei contenitori magari di plastica, e metterò i trucchi qui. Oppure pensavo anche qui, ci sono delle scatole di Ikea simili a queste ma senza tappo che potrei tirare avanti, sono divise e potrei mettere lì i trucchi. Adesso vediamo, e magari questa scatola la metto sotto e lì sopra, e lì sopra metterò altre scatole, appunto togliendo le valigie, che mi sa che le porterò
a casa di mia mamma, così le mettiamo negli sgabuzzini sotto le scale, perché qui veramente non sappiamo dove metterle le valigie. Abbiamo un sacco di valigie ancora in giro vuote che non so dove mettere, quindi insomma stavo cercando un po' di organizzare un po' così. Poi appunto adesso andiamo a pranzo a casa di Cesar, anche perché abbiamo il frigo veramente vuoto vuoto vuoto. E poi nel pomeriggio, se riescono a pesarci la macchina, andiamo anche a fare un pochino di spesa. Tra l'altro sono anche finiti i croccantini di Simon, quindi dobbiamo comprarli. E niente, andiamo. E alla fine, mentre Cesar si tagliava i capelli con suo fratello, infatti guardate, nuovo vecchio look, wow. Uguale, solo che ha tagliato un po' i bordi. Con la sorella di Cesar siamo andati a vedere il corso e siamo stati 2 ore da Sephora, perché le ho fatto tipo da personal shopper di make up, perché si doveva comprare un po' di cose. E abbiamo incontrato una ragazza che lavora da Sephora e che mi segue. Non ti ho nemmeno chiesto come ti chiami, però ci ha un po' aiutato, quindi ti volevo ringraziare. Ci ha anche regalato un po' di campioncini, più di quelli che ci hanno dato in cassa, perché la sorella di Cesar ha speso 150 euro da Sephora e gli hanno regalato solo un campioncino. Invece tu ce ne hai dati 6, quindi grazie, ce li siamo divisi, così li iniziamo a provare. Sono delle cremine che sembrano molto buone, e niente, quindi ti volevo ringraziare perché non ti ho chiesto neanche come ti chiami. E niente, andiamo. Eccomi qui, Gemini. Allora, abbiamo finito di mangiare, adesso mi sono messa all'editing di questo vlog. Cesar si vede, che cos'è, amore? Super Quark? No. Che cos'è? Passaggio nord-ovest. Wow, molto diverso. Sto parlando della tomba di Papa Giulio. Interessantissimo. Comunque, prima di finire questo vlog, vi volevo far vedere un braccialetto che mi è arrivato. Guardate che carino che è. Ve l'avevo fatto vedere su Instagram, però qui su YouTube ancora no. Ed è di questo marchio, Le Georgette. E questo è il braccialetto. In realtà hanno tantissime tipologie, e la cosa carina è che potete praticamente voi decidere il vostro bracciale, perché ci sono tantissimi colori diversi e anche forme diverse di questa parte metallica. Poi ci sono un sacco di colori diversi anche di questo cuoio che c'è all'interno, che io ho scelto beige, e poi ci sono anche altri colori, cioè tanti colori diversi dell'interno, che io ho scelto così glitterato. Però appunto ci sono tantissimi colori e texture diverse, quindi davvero molto carino, carina l'idea di questi bracciali. Anche qui c'è inciso il marchio, quindi vi lascio comunque nell'info box tutte le informazioni se vi può interessare. Ce ne sono anche non bangle, ma dei braccialetti più sottili, più morbidi. Ci sono davvero tante tipologie, quindi ringrazio tantissimo questo marchio per avermi mandato questo braccialettino che mi è piaciuto un sacco. E niente, adesso io mi metto, cioè finisco di sistemare questo vlog, finisco di editarlo, così ve lo carico, così magari riesco a mettervelo online entro domani, così lo vedete di domenica. E niente, ho preso questa edera e vi volevo chiedere se secondo voi nascerà, perché io ho tagliato dei rami e l'ho semplicemente inseriti all'interno della terra, perché comunque l'edera è una pianta che nasce abbastanza facilmente, no? E si espande, quindi secondo voi piantandola in questo modo prende, oppure ho fatto una cavolata e mi morirà tra tipo 2 giorni? Fatemi sapere se lo sapete, se si può ricreare insomma un vasettino così, perché quella lì di Ikea l'ho messa lì sopra, però là ce l'avevo in bagno in realtà, quindi ne vorrei un'altra da mettere in bagno, quindi ho provato così, tagliandola dai giardini qui fuori senza andarla a ricomprare. E niente, quindi non so se verrà. Comunque vi ringrazio tantissimo di aver visto questo vlog. Noi tra un po' ce ne andiamo a fare la spesa, che vedete nel prossimo vlog, e mando un bacione enorme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Gemmine.